BPA Agenzia è il primo acceleratore italiano di felicità che nasce con l'obiettivo di raccogliere e mettere insieme a sistema tutto ciò che già esiste in tema di scienza della felicità, pratiche di benessere, e creare nuovi strumenti, metodologie e pratiche che possano supportare le persone, le organizzazioni e i sistemi nello sviluppo della competenza della felicità. La felicità è una competenza che possiamo allenare, che si può costruire, bastano poche informazioni e tanto allenamento. Facciamo formazione nelle aziende, prevalentemente in contesti organizzativi, nelle scuole se capita, o comunque per i genitori, però cerchiamo di offrire alle persone appunto le informazioni e gli strumenti, e poi sviluppiamo strumenti appunto che si possono utilizzare anche in forma asincrona, quindi sei a casa, ti scarichi un libro, ti vedi dei video, accedi a delle risorse, proprio perché dobbiamo allenare il nostro cervello, perché è una competenza, e quindi tutto ciò che possiamo fare per aiutarlo a cambiare visione, quindi a crescere in questa direzione, noi lo perseguiamo come nostra missione. Oggi la neuroscienza sta dimostrando che molta dell'allenamento alla felicità dipende dalla capacità che abbiamo di conoscere e controllare la nostra mente. Entriamo dicendo due cose noi. La felicità paga nel senso di efficacia, di creatività, risoluzione dei problemi, apprendimento. E questo perché? Perché la scienza ha dimostrato una cosa, che il cervello è in uno stato positivo, che significa di pensieri positivi o di emozioni positive, produce delle sostanze fisiologiche come la dopamina o le endorfine, che sono le stesse che produciamo quando andiamo a correre e facciamo attività fisiche e ci sentiamo bene, che attivano tutti i centri dell'apprendimento, il che significa che in uno stato positivo io ricordo di più, registro meglio le informazioni, imparo più velocemente e ho la possibilità di vedere più facilmente le alternative. Gli scettici ci dicono sì, ma felici si nasce, oppure io sarò felice solo quando avrò magari vinto la lotteria, o quando mi sarò sposato, quando avrò avuto un figlio. Quindi leghiamo spesso la felicità delle circostanze esterne, oppure leghiamo la felicità delle predisposizioni genetiche. In realtà anche lì la scienza ha dimostrato una cosa molto interessante, cioè che nella torta, diciamo, della felicità fatto 100, il 10% sono le circostanze esterne. Il fatto che io abbia dei geni e delle predisposizioni, quindi un'attitudine alla felicità, conta sì per il 50%. È tanto? Può essere tanto. La scienza però dice anche che c'è un 40% che dipende assolutamente dai nostri comportamenti intenzionali. 40% non è poco, perché significa che, tra l'altro, a livello neurobiologico, se io ogni giorno ripeto un comportamento positivo, orientato all'allenamento del benessere o di certi stati d'animo, questa mia ripetizione oggi, grazie al principio della neuroplasticità e della neurogenesi, mi consente quasi di riscrivere il cablaggio del mio cervello. Quindi anche se io sono nato con una predisposizione, diciamo così, geneticamente sfavorevole, in realtà i miei comportamenti contano, perché ogni mia esperienza concreta di gioia o di frustrazione si lega nel mio cervello. Se io faccio continuamente esperienze di un certo tipo, quelle creano una traccia che diventa uno schema di comportamento. Se voglio quindi allenare il benessere, la positività e la felicità, devo fare intenzionalmente, ripetutamente, esperienze che vanno in quella direzione. E così un po' come se sto costruendo il mio cervello con una forma, diciamo così, che orientata a fiorire piuttosto che a deprimersi. Quando è che ci rendiamo conto che si riesce a fare veramente la differenza in un'organizzazione? Ci vogliono tre almeno ingredienti. Il primo, che ci sia un forte mandato da parte della dirigenza, dell'imprenditore o comunque della prima linea manageriale. Il secondo ingrediente è che ci sia la capacità di incidere sui processi. E l'ultimo elemento, che è il più, diciamo così, impattante, è il fatto che, avendo capito quanto è importante,
si acquisisca la competenza, il che significa che noi da consulenti siamo esterni, arriviamo, innestiamo un processo. Quel processo per diventare virtuoso ha bisogno di qualcuno che è dentro, che è capace di muovere ogni giorno e indirizzare l'azienda verso quel tipo di focus, e quindi bisogna formare delle persone interne che siano competenti in scienza, in happiness science, in tutte le tematiche che noi tocchiamo, perché è ogni giorno che poi si fa la differenza e si mette in pratica quello che divulghiamo, ma che per diventare comportamento ha bisogno di costanza, presenza e soprattutto ripetizione. Consolidata, diciamo così, la fase dell'adozione culturale di questo cambiamento nel mondo organizzativo, che è un mondo che diciamo interessa a tutti, l'obiettivo è chiaramente quello di andare in un'ottica sistemica, per cui la scuola e l'educazione prima di tutto. Io dico sempre: provate ad immaginarvi come cambierebbe la vostra esperienza di paziente che entra in una struttura ospedaliera e incontra tutti gli operatori di quel settore, quindi dall'infermiera al medico all'anestesista. Se ti incontrano, ti salutano e ti sorridono. Cambia ed è sostenibile se quell'infermiere, quel medico, quell'insegnante si trovano in un contesto che gli consente non di scimmiottare il sorriso, ma perché quel contesto sa mettere quella persona veramente al centro e sa generare benessere. Le persone generano benessere quando stanno bene. Per me l'Italia che cambia è uno dei due scenari possibili, immaginandoci un film, mi viene in mente Sliding Doors, no? In cui uno può ha a disposizione vari finali. Ecco, l'Italia che cambia è l'espressione del finale bello, quello in cui trionfa e trova espressione la parte bella dell'essere umano, che è l'amore, no? Secondo me l'Italia che cambia è una realtà che esiste, che già esiste, fatta di tantissime persone che ogni giorno si impegnano semplicemente per cercare di rendere concreta, senza neanche dargli questa etichetta, la loro felicità e la felicità di chi gli sta intorno. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo.